Armando. Presente. Sergio Antonio. Presente. Alla Semiglia. Presente. Esposta di Francesco. Presente. Paolo Giovanni. Presente. Mele Madre. Presente. Russo Ludovico. Assente. Pugliese Pasquale. Assente. Cabano Andrea. Presente. Ramaglia Vincenzo. Presente. Mara Luisa. Presente. Ferrara Paolo. Assente. Del Prete Giovanni. Presente. Russo Francesco. Presente. Grazioso Salvatore. Presente. Rasotti di Francesco. Presente. Duccio Pasquale. Assente. Alessandro Giuseppe. Assente. Merle Antonio. Presente. Rossetta Vincenzo. Presente. Casolaro Gennaro. Assente. Bene Raffaele. Assente. Marito Mariano. Presente. Anna Ferdinando. Presente. 20 presenti e 10 assenti. La seduta è valida. Prima di iniziare i lavori del consiglio comunale voglio pregare il pubblico, entra il consigliere Casolaro Gennaro, di prestare attenzione ai lavori del consiglio, di non interromperli con un subbuglio che io non posso controllare. Quindi gentilmente rimanete buoni, io mi sono venuto incontro perché c'è un regolamento della sicurezza che non prevedeva la presenza così tanta, così forte. Quindi io mi sono venuto incontro, voi venite contro me, perché sono io responsabile da questo momento. Allora, informo che il consigliere Troiano Francesco Saverio, eletto nelle liste dell'UDC in data 12 novembre con decreto sindacale numero 113, è stato nominato assessore comunale, che ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 267 del 2000, il ruolo di assessore è incompatibile con quello di consigliere comunale. Per tale motivo è necessario surrogare il predetto nella carica di consigliere a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 267. A tal fine comunico che risulta avente diritto a subentro il signor Villamaino Rosario, primo dei non eletti nella lista dell'UDC. Si dà atto che a carico del signor Villamaino Rosario non risultano agli atti cause di ineleggibilità o incompatibilità con la nuova carica. Prego il consigliere di Camagno, ormai non c'è presente, di prendere posto. Prego, consigliere di Camagno. Naturalmente che è la prima volta che sto qua. Mi avevo preparato un discorso, però purtroppo credo che non è il caso stasera. Però chiedo al sindaco, al vice sindaco, al Presidente del Consiglio, visto che abbiamo fatto la banca, facciamo domani. Sono 12 persone che stanno là fuori, lasciamo entrare. Sono 12 persone, fatele entrare. Sono solo due, abbiamo contato, cioè, fate questa cortesia. Non mi divulgo nel parlare, perché sennò facciamo solo un po' di confusione. Ah, lei sa che c'è un regolamento dei lavori pubblici, c'è un parere di dirigente dei lavori pubblici che questa struttura, diretto io, la struttura non può contenere più di 70 persone. Consigliere, che ha avuto i voti giù da Trino, canta nello stesso momento, tutta la gente di Trino. Facciamole entrare, però devono fare il voto. Per quanto riguarda 12 persone, allora chiedo ai vigili di far entrare le 12 persone. 12 persone, facciamo qua. Il comandante a controllare che ne siano 13. Chiedo anch'io come consigliere di Alpino la massima calma. Io sono a 50 metri dal mio massimo. C'è mio fratello Cino Villamaino, ed è stato lui mi ha rappresentato. Per quanto riguarda poi il mio discorso lo faremo successivamente. Lei dichiara di far parte dell'UDC e di riconoscere nella persona di Casolaro Gennaro il suo capogruppo, il capogruppo del gruppo, ovviamente. Casolaro è stato?